aver parlato del comune di San Giovanni, di Garde, di Colognola e Colli, nel secondo e ultimo appuntamento con gli approfondimenti riguardanti le elezioni comunali del 2021, ci focalizziamo su altri tre comuni, in particolare quello di Arcole, Povegliano e Isola della Scala. Ma anche qui andiamo con ordine. È stata una vittoria con il rischio per il comune di Arcole, in particolare per il sindaco uscente Alessandro Ceretta, che ha sbaragliato la concorrenza della rivale Gabriella Zampicini di soli 3 voti, 1370 contro 1367. È stato anche uno scrutinio molto teso, perché prima tra i due candidati c'è stato un testa a testa. Poi Zampicini risulta con più voti rispetto al suo avversario, poi nei due seggi successivi è Ceretta ad avere la meglio. Dopo insomma tantissimo lavoro, dopo 2 ore di lunga attesa, però è arrivato il risultato definitivo. Ceretta è di nuovo sindaco. Abbiamo vinto per pochi voti, ma possiamo dire che è stata una vittoria della gente. Noi eravamo da soli, forti del nostro programma, di quanto realizzato in questi anni. Quindi mi sono un po' sentito come il piccolo Davide contro il gigante Golia. Adesso il paese ha bisogno di ripartire, quindi quanto prima provvederò alle nomine della giunta e quindi continuare il lavoro fatto in questi anni con i progetti e gli impegni presi con tutti gli arcolesi, cercando il più possibile anche di sanare le accelerazioni che le campagne elettorali portano, in modo di lavorare per tutti e per portare chiaramente la serenità e la compattezza di cui il paese ha bisogno per affrontare le sfide future. Spostiamoci ora in un altro comune che ha fatto molto parlare durante le elezioni amministrative, ovvero quello di Povegliano, dove hanno votato circa il 64% degli aventi diritto al voto. Povegliano ora si appresta a dare il proprio sostegno per i prossimi 5 anni alla nuova sindaca Roberta Tedeschi, che ha superato con 222 preferenze il vice sindaco ormai uscente Pietro Guadagnini. Ma andiamo a sentire quelle che sono state le sue parole e le sue emozioni a caldo. È la vittoria del gruppo e di tutto quello in cui abbiamo sempre creduto, in un gruppo fatto di uomini e donne straordinari. Siamo il cambiamento, qualcosa di diverso e insolito, e proprio per questo ci impegneremo fin da subito per renderlo visibile e ripagare la fiducia data. Ringrazio tutti per il sostegno, specie i giovani, a cui voglio dire solo che non rimarranno delusi dal nostro operato. L'ultimo comune di cui ci vogliamo occupare è quello di Isola della Scala. Luigi Mirandola è il nuovo sindaco e supera di 227 voti il primo cittadino uscente Stefano Canazza. Ora chiaramente, come in ogni cosa, ci sarà da rimboccarsi le maniche e Mirandola lo sa bene, un paese che sarà da riprendere in mano. Ci sarà dunque tanto lavoro da portare avanti per l'amministratore unico di Ente Fiera, che ora si trova ad indossare anche la fascia tricolore. Ecco le sue parole a caldo. All'inizio ero quello che ci credeva meno nella mia squadra. Spodestare un sindaco uscente che si ripresenta alle elezioni non è mai facile per nessuno. Riconosciamo il lavoro fatto dall'amministrazione precedente, ma cercheremo di amministrare a modo nostro. Anche l'ex sindaco Canazza ha detto la sua: abbiamo svolto un lavoro eccezionale negli ultimi 5 anni, e specie in un periodo difficilissimo come quello post pandemia. Consegniamo un paese ed una fiera in ordine. Io comunque non mollo, lo devo anche ai giovani che ci hanno sempre creduto insieme a me. Questo è il secondo e ultimo appuntamento riguardante i nostri approfondimenti sulle elezioni amministrative del 2021. Ora a tutti i nuovi sindaci eletti servirà tutto l'aiuto, il supporto e il sostegno per portare avanti nei prossimi 5 anni gli obiettivi prefissati per il bene dell'intera comunità.